Buongiorno a tutti, sono Alessandro Palleschi, dottorando dell'Università di Pisa e oggi vi presenterò il lavoro intitolato Ottimo Trajectory Planning in City Constraints. Come sappiamo, l'ascesa della robotica collaborativa ha offerto nuove opportunità per l'integrazione di robot nelle fabbriche. Se i robot industriali erano concepiti come dispositivi autonomi, veloci, robusti, posti dietro a strutture di protezione fissa, i robot collaborativi sono ora progettati per lavorare con gli operatori senza barriere. Questa stretta coesistenza rende però la sicurezza un aspetto di fondamentale importanza di cui tenere conto quando si va a pianificare il moto del robot durante il task. Per questo abbiamo sviluppato un algoritmo di pianificazione che si basa sulla risoluzione di un problema di ottimizzazione per pianificare il moto del robot e adattarlo online a velocità, tenendo conto di vincoli di sicurezza generati da un apposito modulo di safety. Il nostro framework di pianificazione, spiegato in dettaglio nel paper riportato nella slide di cui vi ho mostrato uno schema di funzionamento, si basa su quattro moduli. Per prima cosa, dato il percorso che il robot deve eseguire, viene calcolata la corrispondente traiettoria a tempo minimo. La traiettoria ottenuta risolvendo un problema di ottimizzazione, considerando l'intera dinamica del robot e i limiti sulle velocità di aggiunti, accelerazioni e anche il jerk. In particolare, sarà utilizzata una formulazione convessa per il problema di pianificazione della traiettoria in tempo minimo lungo un percorso assegnato, dove i vincoli di jerk, generalmente non convessi, sono sostituiti da una loro approssimazione convessa. Una volta calcolata la traiettoria ottima, è necessario valutarne online il livello di sicurezza. E per fare ciò è stato sviluppato un modulo di safety evaluation che, sulla base della traiettoria verificata del robot e della distanza uomo-robot, determinata tramite un sistema di visione, è capace di fornire vincoli di velocità per specifiche parti del manipolatore. In particolare, il modulo dedicato alla valutazione del livello di sicurezza della traiettoria si basa sulla Safety Motion Unit, un framework sviluppato dal professor Samendati e dal suo gruppo di ricerca, con i quali abbiamo collaborato per questo lavoro. Questo sistema utilizza un database contenente informazioni sugli effetti di urti tra parti del corpo umano e parti del robot per determinare, date le proprietà meccaniche inerziali del manipolatore, le velocità massime in grado di garantire la safety in caso di un'eventuale collisione. Calcolati questi limiti di velocità, il modulo di safety li confronta con le velocità pianificate. Se le velocità pianificate risultano asincrone, la traiettoria viene mandata al robot e la finestra di monitoraggio dell'orizzonte di controllo viene spostata in avanti per iterare la fase di valutazione della safety. In caso contrario, i vincoli di velocità vengono inseriti all'interno di un problema di ottimizzazione a tempo minimo con la stessa struttura di quello visto in precedenza. Questo problema viene risolto per ipotecare tutta la traiettoria del robot, tenendo conto dei vincoli di sicurezza all'interno dell'orizzonte di monitoraggio, ma anche i vincoli di attuazione del manipolatore, per adattare in maniera ottima e feasible la traiettoria. Come ultimo step, una nuova traiettoria ottima e tempo minimo che non considera i vincoli di safety viene pianificata e utilizzata come traiettoria di riferimento di cui valutare la safety. Il metodo è stato testato contro diversi manipolatori, un Frank Amicavand e un manipolatore dell'Universal Robot. Abbiamo considerato un solo punto di interesse del robot, alla fine dell'ultimo link, e le curve di sicurezza relative agli esiti di collisione con il torace della persona, la cui posa è stata ottenuta utilizzando il software OpenPose. Nella slide sono riportati esempi delle traiettorie dei movimenti umani registrati durante gli esperimenti e un esempio dell'uso di OpenPose. Qui sono riportati alcuni video del comportamento del robot durante gli esperimenti e inoltre sono riportate anche le velocità di impatto e le distanze relative uomo e defector registrate. Il nostro approccio permette di ridurre la velocità del punto di interesse quando la distanza relativa è inferiore alla soglia di sicurezza, 71 m, e il robot si stia avvicinando all'uomo, quindi l'area rossa all'inizio del grafico. In tutti gli altri casi, invece, sono permesse velocità più elevate poiché non sono una preoccupazione dal punto di vista della sicurezza. Per concludere, ho presentato un algoritmo di pianificazione della traiettoria per pianificare movimenti veloci e sicuri per robot collaborativi in ambienti condivisi. L'algoritmo si basa su una procedura iterativa che può garantire la sicurezza ripianificando online il moto del robot lungo il percorso assegnato. I primi esperimenti preliminari mostrano risultati incoraggianti e l'obiettivo nei lavori futuri è quello di valutare il sistema considerando più punti di interesse sul manipolatore e altre parti del corpo umano. Con questo ho terminato la presentazione, grazie a tutti per l'attenzione.